A passo di marcia arrivano i parlamentari 5 Stelle. La villa segreta in aperta campagna, località Tragliata, vicino a Fiumicino. Grillo è già sul posto, niente diretta streaming, porte chiuse per i giornalisti, ma la sua voce è forte, i muri non bastano a soffocarla. Nel movimento, mette subito in chiaro il leader, non ci sono fronde. È legittimo che qualcuno la pensi in maniera diversa, ma gli altri si dividono, non noi. Riferimento al senatore Currò, che ieri ha chiesto di aprire al dialogo col PD. Attenti, dice Grillo, se si verifica l'inciuccio, la gente che è stufa prenderà i bastoni. Non fidatevi dei partiti che non hanno nemmeno cambiato la legge elettorale. Poi i nodi istituzionali. Per il governo, dice Grillo, ho chiesto a Napolitano di darci l'incarico, così faremo un nome. Quanto all'elezione del capo dello Stato, aggiunge, dobbiamo arrivare calmi e sereni, il prossimo presidente sarà molto diverso da questo. L'incontro finisce, ma ne faremo altri, assicura Grillo, che alla fine scherza. Oggi, dice, ho sequestrato i miei parlamentari e ho fatto un listino per grillini in vendita. Insomma, come dice la Lombardi, il tema di chi guarda il PD resta aperto. Caso qualcuno dovesse decidere di votare col PD, fa una scelta personale dicendo io mi sono candidato con certi impegni nei confronti degli elettori. In questo momento quegli impegni non li sento più così stringenti, e a quel punto è ovvio che nel momento in cui fai una votazione del genere sei tu stesso che dici io sto andando fuori dal movimento, perché il movimento è coerenza.